Ciao, gente, sono Jack e benvenuti in questo video in cui vorrei fare una rapida review, o meglio, controllo di review di Digimon Survive, ok? Io sono qui pronto ad acquistare il gioco, ma voglio parlarne prima, rapidamente, perché voglio dare il mio contributo a un gioco che secondo me merita, ok? Ho aspettato tanto, avrei voluto avere delle recensioni in fretta, ma sfortunatamente, come anche tanti utenti, non l'ho avuta, ok? Non l'ho avuta la recensione in fretta perché credo che le copie non siano state distribuite e quindi la critica, che è un po' una merda secondo me, non ha fatto le recensioni. Non ha fatto le recensioni e tanti utenti si sono trovati ad acquistare il gioco a caso, ok? E si sono lamentati un pochettino del fatto che ci fossero tanti dialoghi. Ma Digimon Survive è un ibrido fra un'avventura grafica e un gioco di ruolo strategico. Ok? È un'avventura grafica. Cos'è un'avventura grafica? L'avventura grafica è quel gioco in cui tu parli, interagisci e basta. E Digimon Survive è questo. Se tu hai amato giochi come Detroit Become Human e simili, Heavy Rain, o i giochi della Telltale, questo è quel tipo di gioco. È un gioco dove tu parli, prendi delle decisioni, e le decisioni hanno un impatto, ok? Io ho letto tantissime review e ho ascoltato tantissimi video e ho un'idea abbastanza chiara su com'è il gioco. Per questo io ora lo sto andando a comprare e per questo ne voglio già parlare un pochettino adesso. E da quello che ho capito, la gente sostiene che la parte della storia, la parte della decisione di questo gioco è molto ma molto buona. Le decisioni non solo hanno effetto sul finale e sulla storia, su quello che accade, ma hanno anche effetto addirittura sui Digimon, sulla digievoluzione dei tuoi Digimon principali. Quindi è molto soddisfacente andare avanti nella storia, leggere e prendere delle decisioni in base a quello che leggi, cercare di capire cosa succederà. Quindi la parte avventura grafica è molto buona. La storia in sé è molto buona. La longevità del gioco è immensa, perché puoi fare il New Game Plus, quindi riprendere il gioco e poi rivivere l'avventura in maniera diversa e ottenere dei finali diversi. E ho ascoltato anche da questa recensione qui in inglese che dal New Game Plus in poi puoi ottenere anche un finale segreto che è il vero finale del gioco, dove si svelano forse i veri misteri. E quindi questa è una cosa incredibile. Ogni storia può durare dalle 40 ore in poi, quindi la longevità è veramente veramente grande. E anche il sistema di combattimento è molto buono, sembra abbia la sua profondità, sembra abbia la sua funzionalità. Ho letto e anche ascoltato in certe recensioni che dovrebbe esserci qualche modalità che ti permette di rimanere a combattere molto a lungo. Quindi se vuoi puoi fare un po' di grinding, un po' di farming, come nei veri giochi di ruolo. Quindi questo gioco è veramente, veramente un'avventura grafica e anche un gioco di ruolo allo stesso tempo strategico, molto completo, molto ricco, dove puoi fare molto combattimento se vuoi. E dove c'è anche tanta storia, tanto dialogo, con una storia buona, che funziona, una buona narrazione. Quindi, rapidamente, questo gioco è stato ricevuto delle review, un review bombing. Molte review negative probabilmente sono state rimosse, perché sono quelle review che hanno soltanto degli zero e poche frasi che non giustificano e che non hanno senso. Adesso però anche il review score degli utenti in realtà, come vedete, è abbastanza buono. Quello di Steam attualmente è sull'81%, ma se andiamo nella pagina di Google, possiamo vedere che da Google al 92% e anche dalla pagina preview di Steam a 9 su 10. Quindi in realtà è un gioco che sta piacendo moltissimo a quelli che lo giocano. E le persone che lo giocano l'hanno tutte giocato intorno alle 40 ore. C'è gente che l'ha giocato 30, 40, alcuni hanno fatto la recensione dopo 10 ore, gente che l'ha giocato 50 ore nelle review inglesi. Quindi è un gioco veramente grande, è un gioco che è buono in vari aspetti. Quindi merita, se vi piace il genere, non abbiate dubbi e acquistatelo. Per 50 euro, 50 dollari, un gioco così grande e così di buona qualità, guardate anche lo stile animato che è veramente, veramente delizioso, merita tanto. Questo è il motivo per cui io lo comprerò probabilmente su Switch per rilassarmi magari la sera, un pochettino a letto tranquillo, andare avanti con la storia. E queste sono le mie opinioni su Digimon Survive. Non è una vera recensione, ma se dovessi darci un voto, sicuramente per me sarebbe attualmente, di quello che so, almeno un 8,5, e tenderebbe a salire verso i 9, 9,5, oppure forse a scendere se dovessi rimanere magari un po' deluso della storia. Ma per i contenuti che offre, questo è sicuramente un gioco che in media non può valere meno di 8. In media è un gioco sicuramente da 8.
è che se apprezzate il genere, per voi sicuramente varrà molto di più. Io amo anche i Digimon, quindi sicuramente amerò questo gioco, ne sono veramente certo. Ed è il motivo per cui ho deciso di fare questo video. Quindi, grazie per avermi ascoltato. Se vi va, iscrivetevi al canale e anche seguitemi su Twitch, su TikTok, su Instagram, dove mi trovate sempre attivo, postando contenuti di vario genere nei vari social. Ad esempio, su Twitch sto streamando per adesso un pochettino League of Legends, a volte anche streamo queste video recensione in inglese, poi l'ho rifatto a parte in italiano. Su TikTok faccio video un pochettino diversi, esperimento, perché è un social nuovo che sto usando da poco. E su Instagram potete trovare roba, diciamo, più della mia vita di tutti i giorni, in un certo senso, ok? Quindi grazie ancora, in caso ci vediamo nei commenti per alcune opinioni, se vi va di scambiarle. Io sono Jake, al prossimo video.